Una seconda regola che devi seguire per avere un ottimo linguaggio del corpo quando presenti è il contatto visivo. Dovresti avere il contatto visivo un po' con tutti i partecipanti. Questo sicuramente conviene perché il contatto visivo è la modalità principale per catturare l'attenzione di qualcuno. Qual è il punto? Qual è la grande differenza? Tu potresti avere un gruppo piccolo, quindi un gruppo di 10 persone. Ok. E quindi riesci un po' a osservare tutti, puoi focalizzarti su un partecipante alla volta, cambiare lo sguardo ogni pochi secondi con i singoli partecipanti. Questo non puoi farlo se invece hai 100-200 partecipanti. Situazione poi spesso più temuta da chi parla in pubblico, vedremo invece che forse è più semplice parlare a 200 persone rispetto a 20. Se però hai 200 partecipanti non puoi fissare il tuo sguardo su ognuno dei partecipanti. Anche perché sulla grande distanza, su una platea che può essere di 200 persone, non c'è una reale percezione accurata del partecipante dello sguardo. Sono più delle aree all'interno della platea che possono essere osservate, quindi prestare attenzione a vari punti. È molto semplice, si può anche dedurre facilmente, anche se poi da mettere in pratica è più complesso, che con i partecipanti che sono alle prime file hai più difficoltà a fargli perdere attenzione, perché sei a una distanza veramente breve. Cioè è un po' meno probabile che la persona in prima fila cominci a parlare mentre parli tu, per esempio, a distrarsi, perché sei veramente a un metro di distanza. È un po' più probabile che questo accada dietro, è un po' più probabile che accada in altri punti della platea. Quello che puoi fare per ridurre tutto ciò è dedicare del contatto visivo a tutte le parti della platea, affinché ci sia attenzione equa. Puoi anche farlo col posizionamento, puoi spostarti parzialmente a destra o a sinistra se vuoi cogliere l'attenzione di diversi punti che vedi più distratti in quel momento. Il contatto visivo sicuramente va usato sempre. Quali sono gli errori che i relatori più spesso fanno nell'utilizzo del contatto visivo? Uno è il seguente. Ognuno di noi quando presenta in pubblico lo fa perché vuole fare bella figura, non vuole sicuramente fare una brutta figura e ha bisogno di utilizzare qualcosa che lo motivi. È in una platea grande, è naturale che ci saranno persone più attente e persone meno attente. Viene istintivo focalizzarsi su quelle più attente per gratificarle, qualcosa che facciamo naturalmente. Quindi se abbiamo una persona che annuisce, sorride, dà segnali di apertura, di partecipazione, sarà per noi più spontaneo utilizzare più contatto visivo verso quella parte, perché ci incoraggia. Lo faremo meno verso magari una parte della platea che parla, si dorme, guarda a terra. Però in verità, pensaci un attimo, tu devi recuperare il rapporto, devi cercare di far focalizzare l'attenzione di una persona che è già attenta o più di quella che è meno attenta. In realtà il tuo obiettivo, sebbene sia più difficile da fare, è recuperare quella parte meno attenta della platea. Puoi farlo in vari modi, e assieme a queste regole ti consiglio di usare il contatto visivo proprio con quei gruppi di persone che stanno ascoltando un po' meno, sono meno attento, addirittura parlano. È chiaro che dal momento in cui inizia una lezione fino alla fine sei tu un po' a gestire l'aula, non sempre hai necessariamente un tutor d'aula che possa aiutarti. Puoi avere anche gruppi di persone che iniziano a parlare e potresti averne anche una percezione limitata, ricorda, perché tu magari sei in platea, in fila 14 hai un gruppo di persone che parlano. Immagina i partecipanti di vicino. Sicuramente il loro livello di attenzione sarà influenzato negativamente da questa cosa. Una cosa che puoi fare per cercare di catturare l'attenzione di queste persone senza necessariamente interromperle dicendo bene, sto parlando io, e essere super diretti, sicuramente catturare l'attenzione, gesticolare verso quel punto della platea, anche in maniera piuttosto casuale, osservarlo un po' di più, semplicemente dando un segnale chiaro di essersi accorti che si sta parlando, forse non è il caso durante la presentazione.